Salve. Salve. Che intro è salve? Salve. Quindi? Ciao fans. Vabbè, iniziamo. Iniziamo. Ciao fans! Ciao fans. Luna, perché siamo qua oggi? Perché dobbiamo fare un video. Oh, non ti sfugge niente, eh? Pazzesco! È una perspicacia pazzesca, veramente. Perché dobbiamo fare una piccola aggiunta a un video per Borsa Tiselle. Ma prima di tutto ciò, no, Prima di tutto ciò, non so, ciao Dario. che cosa indossi? Cosa indossiamo? Ah, ok. Mi dimentico. Ok. Mi dimentico una cosa. Allora, abbiamo il nostro merchandising ufficiale che potete trovarlo su Tubi Shop Italia. Vi lasciamo il link in descrizione. Uscirà adesso un banner qua sotto, bellissimo colorato, bello il mio banner. Allora, Il tuo banner non l'ho pagato io. certo. Allora, io su il modello più colorato e lui Io sulla mia. No, inesistente, non c'è nello shop, quindi non guardatelo. Guardate la mia, molto bella. in realtà dietro però è uguale tutte e due, cioè questa qua è personalizzata, non è in vendita, però dietro siamo uguali. Certo, ve lo faccio vedere. Così non si vedrà niente, non si vedrà niente perché io ho i capelli. Io li ho tagliati oggi e comunque non è che c'è molto da tagliare, però vabbè. Penso si sia visto comunque. Bene. Bene. Fatta questa importantissima premessa, quindi andate nello shop che ormai siamo in piena estate e abbiamo bisogno dei soldi per andare in vacanza. Quindi comprate tantissime magliette, canottiere che abbiamo fatto aggiungere perché abbiamo bisogno e quindi fate una donazione ai poveri. Grazie. A parte queste cazzate, siamo qui oggi perché, come diceva Luna, dopo essere andati da Dario a registrare i video, cioè in realtà siamo andati due volte, abbiamo fatto dei video, più di uno, su come nasce una sella. C'erano talmente tante parti divertenti che però c'entravano poco con il lavoro che stiamo facendo che nei video precedenti sono state tagliate. Tu in realtà non le hai ancora viste tutte, però le hai vissute. Quindi ci sono tantissime parti che facevano molto ridere, perché poi alla fine ci siamo divertiti a fare anche questo lavoro. Certo. E quindi ho deciso, siccome appunto facevano ridere, di metterle tutte a pezzettoni dentro a questo altro video che sarà un dietro le quinte per far vedere anche in realtà, cioè si vede un po' più il lato umano al di là del lato lavorativo, che poi comunque quello emergeva lo stesso perché qualche cosa l'abbiamo lasciata. Facendo vedere che ci siamo divertiti, cioè si capiva anche come siamo noi e lui al di fuori del c'è una telecamera davanti, stiamo registrando. Cioè era un po' tipo quattro chiacchiere al bar, Sì, vero? quindi si chiamerà Backstage Borsa Teselle. Comunque, fatta questa introduzione a cosa state per vedere, vi lasciamo di seguito, cioè, adesso vedrete tutte le scene, moltissime tagliate dagli altri video, alcune probabilmente le avrete già viste, però erano divertenti e ho deciso di rimetterle anche in questo. E quindi godetevi il video e poi se dovete rifare una sella andate da Dario che oltre a fare dei lavori bellissimi è anche divertente, cioè è una brava persona, divertente, simpatica. Quindi siete lì, vi fate anche una risata oltre a avere un lavoro impeccabile. Andiamo con le scene tagliate. Perché tu sei No, molto... preferisco. Sei tipo le Non si pastiglie vede, quando. guarda, che poi dalle informazioni... Sei tipo le pastiglie quando hai l'influenza, che prendi l'antibiotico e danno le pastiglie o la febbre. Io preferivo. Supposte. Tanto entrano, senti. Anzi, E così beh, riesci... così a mandare giù invece Vabbè. mi. Poi mi si blocca. È un casino, Guarda, io sono con te. Supporto quelli che mettono le supposte, però... L'applausino eh. Mi finale, ricordo, ho letto un post ieri di un tizio di. Sei subito ex. ma io... Che diceva che l'ha mollato quando lui aveva la febbre, ha chiamato la madre per farsi mettere la supposta. Aveva 35 anni.
Beh, c'è da dire una cosa, io ho su poste da solo, no, ma soprattutto per mia madre è ancora no. Ancora di più, cioè. Peggio. No, no, mega no, mega mamma, lascia perdere. No, Flomax. Via orale e via. Comunque guarda, in primo, cioè, alla fine capito, sei ricco, sei Rocco, cioè sì, io ho dovuto fare qualcosa. E i capelli all'altezza. Anche a me, i capelli all'altezza, ma è giusto perché sennò sarà fatto tutto quanto. Troppo, male. Troppo, troppo, Dio ha detto meno. E vedi, invece io sono povera. Però i capelli. Guarda, basta. Vabbè, tanto sei donna, è vero. Però vabbè, un pochino bella mi hai fatto. Però vabbè, te al massimo le tette, possiamo sempre guardare. Vabbè, le tette non ci sono. Infatti qua bisogna stare lì attenti. No, ridiamo perché c'è un problema di scarico per adesso. Quindi quando quelli di sopra vanno a fare la pipì o la cacca, si sente che tirano l'acqua. Però è in via di risoluzione. Sì, sì. Cioè nel senso, consapevoli del limite, del problema, comunque intervenire tappando il culo di quelli che la fanno così spesso. Comunque stiamo sempre umili, cioè persone umili. Io voglio stare... No, è giusto. Ok, è giusto per sapere, per ricordarsi da dove si arriva, non so come dire, cioè, ricordiamoci da dove veniamo. Elma? Sì, sì. Lei vuoi? Sì, sì. Tu da cosa hai studiato? E io ho fatto il turistico e poi sono andata a fare l'esercista. Ah, non ci trovo niente. Come mai? Cioè, è capitato? Cosa, l'esetista? No, il turistico. Il turistico. È capitato. Turistico è capitato. Per il turistico, forse. Il turistico è capitato. E... tanto, cioè, nel senso, che cazzo vuoi, cioè, cosa vuoi capire quando c'hai quell'età lì? Quindi, vabbè, cosa turistico. Aspetta, scusa, vieni a dirlo nell'inquadratura. Bella dall'altro lato e di questa roba, perché poi... Perché? No, vabbè, ho una frase d'effetto. Di cosa vuoi capire a quell'età? Cosa vuoi capire a quell'età? Perché adesso che ne dici in più invece che cazzo capisci? Cioè no, scusa, devo farlo. Vabbè, comunque, sì, quindi il turistico è capitato. Poi in realtà l'estetica, volevo farla. Ho iniziato un quinta superiore a dire, vabbè, voglio fare l'estetista, bla bla bla. Quindi sono andata a fare 3 anni molto costosi a Milano di estetica, che poi non ho portato un c***o. Cioè, ho lavorato sì un po' di anni come estetista. Per poi scoprire che mi faceva cagare. Però, ma sì, ma da subito ho scoperto che mi faceva cagare. Non era la tua strada. No. E... tipo maneggiare i piedi degli altri quando mi cagli, ad esempio. Podologa. Sì, ma in generale toccare la gente. Cioè, non è che... cioè, in senso, a volte toccare le parti... a schifo toccare me, figurati. Ma non è vero. Ti ma... sei lavato bene. Ma toccare le parti che... cioè, non parlano, cioè, non è che mi fa schifo toccare le mani, mi fa schifo toccare altre parti delle persone. Tipo toccare le vagine. No, ma in generale no. Mi facevo dei racconti. Ma comunque stavamo parlando del fatto che non ti piace toccare la gente. Che è interessante. Ah sì, comunque sì, no, che schifo c'è. Cioè, ho visto cose che... poi arrivano anche le tipe che non se la lavano. Magari devi tipo fargli il laser alla patata che sta di pesce morto. Mamma mia. Sì, no, a parte quella, ma cioè sì, ho fatto 2 anni, non so se li hai mai visti, cinque. Si chiama sì, vabbè, comunque facciamo solo epilazione definitiva, ecco. Quindi beh, ecco, giovani, vecchi, donne, uomini, trans, certo. Di tutto e di più, vagine, peni, culi, buchi di culo da sistemare. Poi vabbè, per vari motivi non riuscivo a cambiare, perché vabbè, poi mi sono trasferita. Dovevo pagare l'affitto, dovevo pagare questo e quell'altro, non è che potevo proprio mollare e dire affanculo, certo. E niente, quindi vabbè, però alla fine ce l'ho fatta e sono riuscita a trovare il lavoro che mi piace. Se no ti vedo bene, se fai che cosa, le vendite insieme alla bionda media shopping. Lei dice le frasi d'effetto. Qui si chiama tipo di la sì, bionda... non lo so. Io, quella che ha 25 anni che è in italiano, non è ancora capace di coniugare un verbo in italiano. Non so. Io ho fatto botte in moto una volta, me la ricordo ancora bene. Mi è arrivata una fracassata di pugni sul casco, non capivo più nulla. Però io ero anche in pista. Tu pensa che cazzo, cioè io sono in pista. Curvone, cioè rettilineo da latina.
scooter, così, curvo a destra, che il pedaggio più violentissimo senza mollare niente, si stacca il perno motore, faccio un volo che tu non hai capito, pensavo di morire, volo, lo scooter, quello dietro non riesce a evitare, cade anche lui, tipo incazzato nero, mi è arrivato sopra, io ero ancora per terra, mi è arrivato, mi è iniziato a tirare di tanti di quei pugni sul casco, io pensavo di morire, finita così, perché poi non ho potuto neanche reagire a niente, c'era cioè proprio adrenalina, sei bloccato, questo qua gigante, poi mi ha tirati 40-50 pugni sul casco. Sono rimasto con i timpani distrutti per due mesi, forse, due o tre mesi. Non sentivo più niente. Cioè, guarda Luna, arriva dalle montagne, abituata a coltivare le pecore. Ma non è vero che arriva dalle montagne. A coltivare le pecore. Coltivava le pecore, lei. Guarda che io faccio una vita movimentata e per questo che sono così squilibrata. Quella è la droga. È la droga. Guarda che io bevo la birra anche da piccola. Cioè, poi adesso riesce a prendere la 0,20 e non la finisce. La droga da quando la toglie. Guarda che quando eravamo, che io ho vissuto 3 anni in Venezuela. Ah sì? Sì. Wow. E poi là c'era una birra che si chiamava Polar Light. Ecco. 8 gradi. Non lo so, però mi ricordo con che tagliata con la cocaina. Che ci facevo i sorsi. Beh, ma non c'è senso così. Però ho cambiato perché vabbè, per il lavoro dei miei ho cambiato un sacco di case, un sacco di scuole, sono sempre stati abbastanza in giro, poi vabbè hanno trovato, si sono rifugiati in Valtellina e lì ci siamo rimasti da quando andavo in seconda media fino a oggi, ecco. Però ecco, gli anni prima ho sempre cambiato case, paesi, scuole, ogni anno praticamente. Come sei vissuto da Marcos però? No? Beh, un po' sì, perché vabbè, non ho tanto una migliore amica. Esatto, sì, non ho amicizie storiche, o però vabbè. Beh, comunque avresti perso comunque quel tempo, quindi non mi preoccupare. Esatto. Sì, beh, quello sì. Io sono la prova di questa teoria. Sì, anche io, ragazzi. Nato sempre al stesso posto, eccetera, alla fine sono persi tutti quanti. Bella, anche un po' confessionale ci stava. Adesso monteremo tutti i pezzi delle ex e li manderemo. Ma quanto più bello questo? Quindi più investi, più in realtà la gente vorrebbe vedere solo una ripresa di merda con una GoPro, non gliene frega un c***o. Cosa con il microfono questi. Esatto. Siamo qua. Cassalotto, prezzo del 2. Quello vuole vedere la gente, no? E quindi gli daremo quello. Basta. Anche perché se guardi tipo i video che hanno fatto migliaia e migliaia di views su TikTok. Sono le più cagate. Danate assurde che c'è. Ma sono quelle robe che diventano inspiegabilmente virali. Che invece fai dei video e dici ci superiamo con la 360, che figo. No, mi fa venire la nausea, ho preso il travel. Ma veramente, ti ricordi? Sì, sì. Comunque Luna, se vuoi, oggi puoi indossare i miei Ray-Ban. Invece per te ho preso i Gucci, ci sta, ci sta veramente lo so. Da vista Gucci e da che sono originale, vedi che c'è la tacchetta. Raga, quello che io so quando sono le faccio per merito da dove. Anch'io. Mi farei anche le storie. Un nuovo paio di Ray-Ban per fare. Secondo me la gente piacerà. Sì, vorrei farle queste cagate qua, anche poi dopo. Cioè, devo fare le serve, quindi dico di a caro devo farle. È come quando sei in giro in moto che dici non ci pensi di come devi fare il video, eccetera. Però poi in realtà se arrivi a casa che non ci hai pensato, non c'è male un cazzo. Non c'è un cazzo. Infatti così. Quindi, Luna è passata una settimana, ci ritroviamo qua con la sella già fatta. Aspetta. Poi ho fatto un gesto tecnico. Ah, tipo? Ho fatto tipo. Oh, anch'io c'ho un pezzo dove tiro il pantalone, una volta, sì. Va bene. Per il resto è stata abbassata, come da richiesta del nostro amico e cliente Eros. Per le gambe corte. Con le gambe corte. E quindi è stata abbassata. Allora, però ci tenevo a fare questa precisazione. Che non sei l'unico con le gambe corte. No, 2 su 3 sono corte.
non tutte e tre. No, perché poi uno pensa subito, guarda, no, due su tre. Ok, ci sta. Perché tu hai tatuato un rider su... The... Io l'ho fatto due volte perché c'era spazio che avanzava. Ah, ok, bene, beato te. Ok, uscirà un bagno. Sì. Con la foto. E... che altro? Mi hai fatto venire in mente... Stai immaginando la scena adesso. Quel doppio tatuaggio. Incredibile. Quindi ragazzi, questo prodotto, cioè, qua non teme nulla, teme solo Eros. No, come si dice, no, più che altro quando magari mangi un po' pesante. E quello temo, ti temo anche io. Ma tutti ti temerebbero le persone, anche Luna ti temerebbe. Sì, fa bene, fa bene. Vero, Luna? Un E che racconta, la dice lunga, sulle vostre abitudini. Se i sedili della mia macchina potessero parlare. Io potrei dire. Anche quelli della sua. In alternativa potete usare la sella come se fosse una chitarra elettrica, quindi suonandola. Comunque, Luna, hai stoppato tu il video? No! Che mia mamma. Ah sì, l'ho stoppato io. Pazzesco. Lasciami stare, per favore. Luna, vuoi... Vuoi aggiungere qualcosa? Luna? Tipo, ci vediamo a casa che montiamo la sella sulla moto. Te lo devo scrivere. Ma la monta lei. Questo è più semplice, non ci sono viti da mettere. Ah, ok. Allora ci vediamo a casa che monterò la moto sulla sella. Monterai la moto sulla sella! E monta la moto sulla sella, però. È giusto. Monta la sella sulla moto. Beh, dai, ciao, Franzi. Ciao a tutti, grazie. Boh. Bravi. Sei incredibile. Cioè, come fai? Come fai? Meanwhile. Bene, dopo aver visto tutte queste scene tagliate molto divertenti, in realtà... ci siamo accorti che nei video manca una cosa, ma perché, cioè, non l'avevamo ancora collaudata e quindi non potevamo dirvi niente, che era il punto di vista del passeggero sulla sella nuova. Oggi ho avuto l'occasione di portare dietro Luna per un'oretta circa e dici, cioè a me l'hai già detto, di ai fans come estra su dietro con la sella nuova, che la base è una sella comfort e poi è stato fatto ancora più comfort, infatti dietro è abbastanza alta e questo dà dei benefici sia sulla posizione in cui sta il passeggero sia sulla comodità mentre è seduta. Quindi vai Luna, raccontagli com'è dietro. Allora, sono leggermente più in alto prima. Molto più in alto rispetto alla sella standard. Molto più in alto rispetto alla sella standard, quindi... Leggermente più in alto rispetto alla comfort non modificata. Sì, esatto. Quindi ho le gambe meno rannicchiate, quindi sono molto più comoda. I fans non lo sanno. Il problema principale dell'MT è che ha le pedane dietro poco distanti dal sedere del passeggero e con la sella standard, che è tutta la moto allo stesso livello, il passeggero si trova con le ginocchia tipo qua. Sì, esatto, si gira così ed è scomodissima, quindi alcuni tra virgolette tamponano la situazione prendendo delle prolunghe per le pedane, quindi mettono dei distanziatori tra dove è agganciata la pedana e dove andrà agganciata la pedana, cioè come se mettesse una prolunga, in modo tale che le pedane vengano più in basso e il passeggero guida meno con le ginocchia in gola. Se no c'è la sella comfort, che poi può essere ancora modificata, e ti rilascio la parola. Quindi sono più in alto e sono molto più comoda. Grazie al materiale che ho usato, Dario, antiscivolo, non tendo ad andare contro il casco di Eros, quindi piccarmi sempre addosso. Sì, beh, quello anche perché sei più in alto e quindi è più difficile venirmi addosso, sì, con la testa. Sì, certo, però sentivo che anche quando frenavi di colpo, comunque, nelle curve eccetera, grazie a quel materiale di antiscivolo avevo molto più grip, quindi cioè non ti smuovi dalla sella. Un paio di volte che ho aperto tutto ho sentito che ti sei smossa lì indietro, però vabbè, lì è una... cioè il culo era fermo, era la parte sopra che andava. Un altro beneficio che ho riscontrato è proprio l'amor, cioè nel senso che è molto comfort, sembrava di essere in poltrona, mi sembrava di essere sul GS di mio zio, cioè quelle selle proprio belle, costose, morbide, cioè non ho sofferto neanche un minuto. Perché poi la differenza tra il lavoro che è stato fatto davanti e il lavoro che è stato fatto dietro è stato che davanti, avendo la scavata e avendo messo meno comfort, comunque io sento bene la strada, che appunto come dicevo nel video precedente del collaudo,
tanti che avevano comprato la sella Baxter, che è quella che ti avevo fatto vedere anche te, che puoi fare come vuoi, con le cuciture come vuoi, sì, che costa 400 euro, ti ricordi? Ecco, molti di quelli che hanno comprato quella dicono che poi è troppo morbida e quindi, cioè, gli sembra di viaggiare su una nuvola e non sentono la moto e quindi non va bene. Se tu, cioè, scendi in piega non capisci neanche come, cosa c'è sotto il culo, cioè non va bene, rischi di farti male, cioè di cadere. Invece quindi qui, essendo stato fatto un lavoro diverso tra davanti e dietro, dietro è molto morbida e davanti comunque io sento la strada. È importante, cioè la cosa fondamentale probabilmente è questa. Sì. Detto questo, speriamo vi siete divertiti a vedere questo video e vi ricordiamo che tutti i link a la bottega di Dario, che in realtà ha detto... Cos'è la bottega di Dario? E nel senso, è un artigiano e lavora nella bottega. Gli artigiani lavorano nelle botteghe. Sì. Non si chiama la bottega di Dario, si chiama Borsa di Selle, ormai l'hanno capito, non è che sono deficienti. Lo studio. Perché è vicino alla farmacia, quindi lui dottore, lo studio Borsati. Vabbè, comunque tutti i link allo studio sono nella descrizione del video. Adesso ho fatto anche un sito nuovo dove potete direttamente interagire con lui su WhatsApp, oltre a fare le richieste di preventivo eccetera. E quello che ricorda anche lui è sempre meglio poi sentirsi per telefono, in modo tale che gli spiegate a voce cosa volete fare e di conseguenza, cioè, è più una roba diretta, vi capita il volo. Bene, penso di avervi detto tutto e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ormai pubblichiamo 3 video a settimana, non si capisce più neanche quando escono, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché... se non lo sapete quando escono i video. Esatto, se no uno hanno uscito un video nuovo e dobbiamo continuare, cioè, a dirlo. Invece se attivate le notifiche, arriva la notifica, non dobbiamo più fare niente. Che poi sono silenziose le notifiche, se volete vi dice solo un banner piccolo. Beh, per questo video è tutto. Attivate le notifiche, mettete mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ciao fans!